Signore e signori, il mio nome è TheRipper93 e oggi siamo qui per dare un'occhiata a Aether One. Che cos'è questo titolo? Beh, è un titolo in cui voi dovrete esplorare le memorie di questo paziente. Voi impersonate questo sorta di medico che esplora le memorie delle persone. Un po' a me ricorda Inception come concetto, però ovviamente non è la stessa cosa, però è carino perché invece dei sogni esplorate le memorie. E lo fate per curarli da varie malattie. Per esempio, questa persona è affetta da demenza senile e per guarirla state esplorando le sue memorie per trovare che cosa sta danneggiando la sua persona. Molto carino come concetto, molto carina soprattutto la grafica del gioco, che è veramente accattivante. Soprattutto per un titolo indie non mi aspettavo una qualità del genere nella grafica. E davvero mi ha impressionato molto. Anche le musiche sono belle. E un'altra cosa che non mi aspettavo in un gioco indie è molto voice acting, c'è molta narrazione, però è di una sola persona. Comunque è carino che ce l'abbiano messa, anche se molta della storia viene narrata tramite documenti che trovate in giro. Il gioco è tutto basato sull'esplorazione, risoluzione di puzzle e cose del genere. Quindi sono di quei giochi basati sulla storia, quelli che chiamiamo story driven games, in cui non c'è un vero e proprio obiettivo e non c'è un vero e proprio stato di fallimento del gioco, ma in cui dovete semplicemente esplorare e scoprire la storia. I puzzle sono carini da risolvere, non sono sempre immediati, c'è un pochino da riflettere, ma non sono neanche troppo difficili, non sono frustranti, anche se a volte diciamo che ci dovete pensare dietro, capire bene, interpretare alcune cose, e sono possibile al 100% che è richiesto sapere l'inglese per questo gioco. Ci sono i sottotitoli comunque nei dialoghi, quindi se non capite bene il parlato potete leggere lo scritto, e per i puzzle generalmente quello che importa sono i documenti. Questo è tutto per Aether One, è un titolo davvero interessante che vi consiglio di tenere in considerazione perché ha delle caratteristiche molto importanti per essere un titolo indie rispetto a molti altri titoli del genere, quindi vi consiglio di darci un'occhiata. Il mio nome è TheRipper93, questo era Aether One e ci vediamo alla prossima!